Senatore Umberto Nero qui alla convegna della Finance Manager sulla innovazione e l'alta tecnologia. Il tema del mezzogiorno, fino ad ora, è emerso poco nel dibattito, perché si è discusso di Finmeccanica, ma sostanzialmente c'è un problema del piano di Finmeccanica che in qualche modo potrebbe vedere il mezzogiorno non protagonista di una fase di rilancio che è necessaria nel nostro Paese in settori come questi ad alta tecnologia. No, io mi auguro invece che il piano delle attività di Finmeccanica preveda un irrobustimento della presenza di Finmeccanica, in particolare nell'area napoletana, dove vi sono delle preesistenze importanti, significative, che contribuiscono tra l'altro all'efficacia di Finmeccanica e al raggiungimento di risultati anche economici da parte di Finmeccanica. C'è lavoratori preparati, un management autorevole, quindi sarebbe imperdonabile se non si considerassero queste realtà dell'area napoletana come essenziali per il futuro di Finmeccanica. Più in generale c'è una resistenza, diciamo, delle classi dirigenti nazionali ad assumere il problema del recupero allo sviluppo del mezzogiorno come centrale per il nostro Paese, per l'avvenire dell'Italia nel suo complesso. Anche l'attuale governo, che pure si caratterizza per una maggiore vitalità e impegno sulle riforme, tuttavia mi pare che ancora non sia consapevole del tutto della centralità che tocca al mezzogiorno in una politica di ripresa economica dell'intero Paese. Ma insomma, anche la discussione di stamane si sforza di sollecitare il crescere di questa consapevolezza, insomma. A Bagnoli, al convegno promosso dalla Federmanager dell'associazione Aeropolis, il professor Luigi Carrino si esprime su Tubo Elica e sul programma di Finmeccanica. Il nuovo velivolo regionale si farà. È una questione solo di tempo. In Campania e in Puglia ormai si lavora da tempo sul programma e l'amministratore delegato del gruppo Finmeccanica ha già espresso la volontà di continuare il progetto e di lanciare il programma del nuovo velivolo regionale. Il professor Luigi Carrino stamattina qui al convegno di Federmanager. Professore, il tema del convegno, come bilanciare rigore e crescita per le aziende di Finmeccanica in Campania, è un tema che per lei, che è il presidente del DAC, oltre che il presidente del CIRA, insomma, la chiama in causa direttamente. Sì, innanzitutto bisogna adesso privilegiare la crescita. Con rigore oramai penso che ci siamo dati già molto da fare. E la crescita si sostiene attraverso numerosi impegni e numerosi obiettivi. Io ho letto nelle scorse settimane dati veramente impressionanti. Pensate che mentre in Italia, al nord dell'Italia, gli immatricolati nell'università sono diminuiti dell'1%, gli immatricolati di origine meridionale in tutte le università del paese, quindi non solo in quelle meridionali, sono diminuiti di una percentuale che supera il 15%. Di Finmeccanica? E speriamo che il piano industriale di Finmeccanica non penalizzi il sud, e io credo che non dovrebbe penalizzare il sud. Per il nuovo Turbo Elega, se questo programma non parte, come faranno le nostre imprese, che molte di loro si sono già attrezzate per questo programma? È un problema serio, è vero. Nel caso in cui il programma non si facesse, sarebbe un problema molto grande sul quale dovremmo fare grandi riflessioni e poi determinare grandi scelte. Però, in questo momento non sappiamo. Sappiamo dalle dichiarazioni che l'ingegnere Moretti ha rilasciato alla stampa che lui ritiene che Alenia debba avere un programma per il turboprop. Addirittura lui afferma di volerlo fare anche da solo o con nuovi partner. Quindi mi sembra che il tema sul tappeto non sia se si fa o non si fa, perché credo che si faccia, io lo dicevo prima in sala, sono ottimista, cercare di capire come lo vogliono fare, con quali tempi ovviamente.
Sapete, perché chi in questo momento ci ascolta mediamente è attento ai temi dell'aerospazio, che già da un anno, forse più, gruppi di ingegneri in Campania e in Puglia lavorano sulla prima parte del progetto del nuovo turboprop e che molti progetti del distretto campano e del distretto pugliese vanno in quella direzione. Quindi di fatto, adesso senza che questo appaia una forzatura, ma il programma del nuovo turboprop di fatto è partito. Però c'è la vicenda di Telespazio, è un segnale che non va in questa direzione. Sì, è vero, però attenzione, Telespazio in Campania è una realtà molto importante in termini di qualità, ridotta in numero, ma questo non significa che non meriti attenzione, che era stata negli ultimi anni impegnata sul tema dell'assistenza alla Stazione Spaziale Internazionale. Nella ministeriale del 2012, su un tavolo che era un tavolo europeo, fu deciso che queste attività venissero assegnate al Belgio e quindi l'unità di Napoli aveva perso il suo impegno. Per cui io mi aspetto che ci sia un po' di sviluppo di occupazione per mettere a punto le piattaforme spaziali, per mettere a punto le nuove tecnologie dello spazio, ma moltissima più occupazione per coloro che dovranno utilizzare le tecnologie dello spazio sulla Terra. Per tornare agli aerei, professore. Con l'assessore Severino Nappi stamattina parliamo di Finmeccanica, convegno di Federmanager qui a Bagnoli. Allora, in attesa di questo programma che crea tante aspettative ma anche preoccupazioni, lei è intervenuto stamattina nel merito. Sì, la vera preoccupazione è che continuiamo nel nome dell'efficienza in realtà a aggredire le realtà produttive del sud anche quando sono straordinarie come tutto il gruppo Finmeccanica. Io ho posto una questione significativa: è mai possibile immaginare di cedere a società straniere due gioielli dell'industria italiana come Ansaldo Breda STS nel momento nel quale vengono anche addirittura affidate loro commesse di Stato che consentiranno di andare in utile per molti anni? Perché regalare questa realtà ad un sistema straniero e comunque ad un'incertezza anche rispetto ai termini del futuro? Perché non dobbiamo conoscere ancora il piano industriale come se fosse qualcosa di segreto? Qui stiamo parlando del futuro di un territorio, qui stiamo parlando non di un'azienda che si efficienta, qui stiamo parlando dello sviluppo di una terra, e questo secondo me è tema sul quale le istituzioni debbono essere aprire un confronto aperto. Cioè la società non può partire direttamente col comunicare un piano, ma deve condividere le linee strategiche con il governo ma anche col territorio, farlo in modo chiaro, trasparente, aperto, coinvolgere il sistema associativo, il sistema sindacale, coinvolgere la comunità. Altrimenti rischiamo che qualcuno ci venga a dare una lezione, ci dia una semplice lettura, e spesso purtroppo la storia ci insegna che in questi casi paga il Sud. Assessore, le 140 aziende che fanno parte del distretto aerospaziale Campania, lei lo ha citato nel suo intervento poco fa, sono cresciute in questi anni intorno alla linea Ermacchi, che è l'eccellenza dei Finmeccanica sul nostro territorio per quanto riguarda l'industria aeronautica. Ora il problema è se dal piano di Finmeccanico non verrà fuori una scelta e un'opzione precisa per un nuovo turboelica, queste aziende come faranno a sopravvivere e come potranno pensare di sviluppare nel futuro le loro imprese? Beh, e appunto, questo è un tema centrale. Noi abbiamo fatto un lavoro anche di sintesi, di aggregazione, di ricostruzione di un tessuto produttivo unitario che oggi parla la stessa lingua, si muove nella stessa direzione, è unito attorno all'idea di un'impresa d'avanguardia, di innovazione, che è famosa nel mondo e che grazie all'apporto che viene proprio dagli uomini, dalle donne della Campania è in grado di fare cose di straordinario valore. Mettere in discussione questo modello, ridiscutere, ridisegnare le linee di sviluppo di un'azienda che non produce cose che poi si realizzano dall'oggi al domani, ma guarda 10 e 20 anni, evidentemente è pericolosissimo in una fase di trasformazione del paese. Quindi noi dobbiamo assolutamente immaginare un intervento immediato e una presa di consapevolezza che uomini soli al comando non ce ne possono stare. Perfect man.
Sono Leonardo Impegno, qui al convegno della Federmanager. Si è discusso di Finmeccanica e nel suo intervento ha fatto riferimento a un ruolo del governo, a un richiamo più che a un riferimento, a un ruolo del governo in un settore di eccellenza come quello dell'aerospazio, difesa e aeronautica. Sì, è importantissimo che il governo sostenga imprese però di eccellenza che sono sul nostro territorio. Aeronautica, aerospazio e difesa sono una vera eccellenza e anche integrazione di sviluppo nel campo appunto della ricerca, nelle tecniche, nella meccanica. Il sostegno del governo nel caso specifico non è il semplice aiuto di Stato, ma il sostegno su un mercato internazionale dove entrano in campo i governi. Siccome non si producono bicchieri, ma si producono materiale altamente qualificato e specializzato in un mercato globale, credo che il governo debba sostenere. Poi c'è il tema che prima lei accennava e che riguarda la ricerca. Gli investimenti nel campo della ricerca debbono avere una tempistica certa. Non possiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di avere il finanziamento su un progetto di ricerca 3 anni dopo la richiesta. Io sono perché i controlli vengano fatti successivamente al finanziamento e il finanziamento venga dato immediatamente e non come avviene adesso, che per avere il finanziamento bisogna aspettare 3 anni. Insomma, dobbiamo stare al passo con i tempi. Stamattina qua si è parlato di politica industriale ma anche di Finmeccanica, del programma del piano industriale di Finmeccanica che a giorni sarà reso pubblico. Lei con altri parlamentari ha presentato anche una mozione a proposito di questo aspetto che non crea non poche preoccupazioni sul nostro territorio per gli asset industriali sia per l'aeronautica che per i trasporti. Noi aspettiamo il piano, leggeremo il piano, lo discuteremo nella commissione attività produttive. Ci sono però dei paletti fermi, almeno per quanto mi riguarda, e che alcuni punti di eccellenza, di ricerca e di direzione debbono rimanere nel mezzogiorno, se pensiamo anche qui non come rivendicazione che l'intero paese riesce a crescere se si investe al sud. Se questo avviene io credo che tra Campania e in particolare Puglia bisogna avere alcune grandi direzioni, come in parte adesso, che consentono di non solo mantenere l'occupazione che già c'è, ma di aumentarla, visto che nel mercato, nel campo della difesa, dell'aeronautica e anche nei trasporti è un mercato a livello internazionale florido. Quindi noi abbiamo tutte le competenze e le capacità per essere, come dire, pronti ad affrontare un mercato che è sempre più globalizzato. Luigi Avarone, vicepresidente della Camera di Commercio al convegno di Federmanager. Allora, ingegnere, come bilanciare rigore e crescita il tema di questo convegno stamattina? Diciamo che gli elementi fondamentali per poter pensare positivo ci sono, c'è un territorio che resiste non solo ma ha anche un elemento di eccellenza consistente, ci sono una serie di competenze molto forti nel campo di cui stiamo parlando, nel campo aerospaziale, c'è una politica regionale che tutto sommato ha dato un sostegno al settore. Ovviamente in questo caso manca una politica nazionale industriale che possa sviluppare questo tipo di competenze. Io sono favorevole e curioso sul piano che presenterà Finmeccanica, però la mia posizione è anche quella di dire: dove non può arrivare Finmeccanica, io credo che noi possiamo arrivare anche da soli con altri grandi player internazionali. Lei pensa quindi che la filiera campana sia in condizione di potersi presentare sul mercato internazionale autonomamente, senza un player come quello Finmeccanica e acquisire i mercati? No, io credo che una parte già lo ha fatto, una parte. Se il piano Finmeccanica non sarà soddisfacente per tutti i segmenti del comparto, noi esprimiamo una serie di tali competenze che siamo in grado di attirare anche i grandi player internazionali. Ho citato i casi di EMA e di Avio, che sono due realtà forti che hanno attirato investitori e operatori come Rolls-Royce.